16, 60 miliardi intorno a loro. Venga il tuo regno, sia fatto la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debiti, e non ci abbandonare la tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Che rito stiamo facendo? Quello della consegna delle chiavi. I paesi adesso sono aperti. Ora, prima invece ogni paese aveva le porte di entrata e le porte di uscita. E la sera si chiudevano le porte. Entrata da messa, si mancava l'arte dell'Annunziata, era una volta. Forza Giovanni, secondo le porte che chiudevano la città. E anche Cesare aveva le sue porte. Molto strano. Cesare sta sempre un paese aperto. Poi ogni paese ha il suo santo protettore. Dal momento del Vangelo Gesù affida a chi? A San Pietro che cosa? Le chiavi del regno di Dio, non del paradiso, del regno di Dio. Il regno di Dio siamo tutti quanti noi, che lo dobbiamo costruire. Perciò le chiavi sono impegno a costruire il regno di Dio sulla terra. E la prima cosa per costruire il regno di Dio è quello della collaborazione. La seconda è la cooperazione. La terza è per la pace. La parte è messa subito al ritorno, sale di come dobbiamo fare per realizzare un nuovo progetto di vita in comune. Perché la Chiesa, i cristiani, si dice fanno il sinodo, cioè camminano tutti quanti insieme. L'anno scorso, quando c'è il sinodo delle comunioni, c'è il sinodo di tre persone che camminavano insieme per realizzare il regno di Dio. Perciò la consegna delle chiavi non è un fatto simbolico, ma un impegno che ci mettiamo tutti quanti noi, società civile, società religiosa, a cooperare insieme per vivere in comuni. E questo è il senso. Ok? San Cesario? San Cesario? San Cesario? Qua abbiamo il consiglio dei chiavi, poi stiamo mettendo sulla strada del santo che cosa? Che stiamo mettendo? Ma era avuto. Mo viviamo, Matteo, viviamo nella società della globalizzazione. Ok? San Cesare è un santo globale. Giovanni, dove sta? Dove sta Giovanni? Il povero Giovanni si è sforzato di dimostrare che San Cesare è il santo della globalizzazione, cioè si trova incluso in tutto il mondo. E in chiesa abbiamo fatto quel mega pannello in cui ci stanno tutte le città della propria chiesa del mondo con le quali si sta un gemellaggio, perché abbiamo il comune San Cesare come patrono. Adesso abbiamo messo sul braccio del sangue, perché il braccio, perché noi abbiamo la reliquia del braccio di San Cesare, cosa diciamo il braccio di San Cesare? La medaglia che ci hanno regalato in segno di amicizia, di fraternità, la comunità di Netball, è stata qui il 24 giugno, ci hanno visitato. L'anno prossimo penso che dobbiamo andare avanti, quindi quello è il segno che San Cesare è un santo globale, non canto da dove io mi spiego di avere questa informazione, ma è un santo che riunisce tutto il mondo. Qui dobbiamo avere una mentalità aperta, non chiusa, perché chi è chiuso è anche un po' chi è aperto è anche un po' chiuso.
e chi sa battezzare, essendo persone molto intelligenti. Santo Sario, prega per noi. Santo Sario, prega per noi. Santo Sario, prega per noi. Adesso in posizione, andiamo.